Dimmi buongiorno. E sono ormai 2 settimane che siamo a casa. La scuola, tutti, chi più chi meno, manca. E, però non è detto che dobbiamo stare con le mani in mano. So che ognuno di voi ha tantissimi compiti da fare. Quando siete un po' stanchi facciamo delle pause un po' così, costruttive. Aeroplanino numero 2. L'altra volta abbiamo fatto un elicottero, oggi facciamo l'aeroplano. Per chi mi conosce sa che è un po' il mio cavallo di battaglia. Allora, prendiamo un foglio, ok? Rettangolare, deve essere rettangolare. Un foglio quadrato non va bene, per le proporzioni dopo vedremo il perché. Prendiamo un angolo, ok, del foglio e cerchiamo di essere il più precisi possibili in questi passaggi, andando a formare un triangolo con l'altro vertice. Come ho detto già nel video precedente, voi sarete più veloci e più abili di me a causa di questo maledetto gesto che leverò a breve e farò aeroplanini appuntitissimi. La stessa cosa la facciamo dall'altra parte, ok? Quindi riprendiamo il nostro vertice senza fare pressione finché non siamo sicuri e andiamo a tracciare la nostra diagonale. Ecco che adesso abbiamo fatto, infatti poco precisi, abbiamo fatto un quadrato. Prendiamo adesso i lati di questo quadrato che si sono andati a creare, ok, questi due triangolini, e li avviciniamo tra di loro. Naturalmente si formerà questa pancia che, schiacciandola, ok, sagomerà un triangolo nella parte superiore del nostro aeroplanino, e il muso si sta già formando. È un aeroplanino che è un po' complicato da fare, però io mi ricordo che da piccolo ne avevo visto fare davvero poche volte e l'avevo memorizzato, perché poi, a differenza di altri aeroplanini che volano dritti, molto lunghi, questo ci dona un sacco di piroette divertenti, e io mi divertivo a lanciarlo dall'ultimo piano di casa di mia nonna, che era al sesto, e volavano davvero per molto tempo. Non so se questo sia un consiglio che rispetta i canoni ecologici, però adesso abbiamo un altro quadrato, ok, che rimane storto. Prendiamo di nuovo questo angolo e lo avviciniamo al centro. Anche qua cerchiamo di non essere storti nel mettere il triangolino, il più possibile centrale, e i due vertici si devono avvicinare tra di loro. Noi non siamo stati precisi prima in questa parte di qua e, come vedete adesso, non combaciano perfettamente, però sono sicuro che voi possiate fare meglio. Adesso giriamo il nostro aeroplanino e, mentalizzando una metà tra i due vertici, ok, pieghiamo il foglio su se stesso fino a creare appunto questo. Adesso questo punto, che è il mio preferito, che è quello dove sboccerà la punta, afferriamo il triangolino. Fallo vedere bene, questo è importante. Lo facciamo vedere bene, perché questo è importante e soddisfacente soprattutto. Allora, estraiamo la punta. Davvero poco precisa, ma fallo piano il prossimo, così si vede. Il prossimo lo facciamo piano. Tanto di qua non posso che farlo più. Ok. A questo punto l'aeroplanino è quasi finito. Ripieghiamo su se stesso un'ultima volta, anche qua cercando di essere precisi. Ok, adesso tenendo questo come riferimento, ok, questo punto qua, tante volte si fa questo errore, le prime volte, e diventa una sorta di un po' troppo alto lì. Noi invece teniamo questo come riferimento, ok? Quindi ripieghiamo l'aeroplanino. E la stessa cosa dall'altra parte. E per ultime queste alette qua in fondo sulle ali, ok? Due rettangolini qua a chiudere il nostro aeroplano. A questo punto, Davide, puoi mica procedere tu e io ti assisto. Certo. Due taglietti, uno qua e uno qua. Falli vedere però. Sì. Qui? Ok, sì. Quindi tagliettino qui. Aspetta, aspetta che non si vede bene. Ok, fino alla fine, fino alla qua. Fine. Ok, perfetto.
Perfetto. Perfetto. Ora tieni il telefono. Test di volo. No. Prima di tutto registriamo i nostri alettoni. Ok, e voi potrete scegliere se tenerli entrambi alzati. L'ho sempre trovata una cosa davvero intrigante. Tenerli entrambi abbassati, alzarne solo uno, a voi la scelta. Quindi a questo punto test di volo. Test di volo.